guardano a noi con rispetto, più la gente guarda a noi con interesse, più dobbiamo sapere essere competitivi. Non si vive cullandoci sugli allori. La competizione si gioca su un terreno difficile e allora una classe dirigente consapevole e responsabile deve sapersi aggiornare, deve sapere essere tollerante prima all'interno del partito, cosa che non sempre avviene, e poi all'esterno. Francesco, che ha il carattere che tutti conosciamo, è il più tollerante del nostro partito. E ce ne vuole per dire questo, ci vuole coraggio. Ma io... è arancione. Ecco perché, caro Francesco, nel concludere questo straordinario appuntamento che ha visto protagonisti anche gli stendisti, che ha visto protagonisti anche gli sponsor, che ha visto protagonisti tutti, io mi permetto di avanzare un'ipotesi, quella di poter creare un corso di formazione politica, al di là di quello su base culturale e dottrinario che ha promosso l'ottimo Adriano, un corso di formazione politica di 3 giorni qui in Sicilia entro l'anno. Naturalmente se ne occuperà la classe dirigente siciliana, sottoporremo a te e all'esecutivo il progetto, e se lo riterrete degno di attuazione, noi pensiamo che per i nostri consiglieri comunali, che non sono pochi, sono centinaia, per i nostri consiglieri provinciali, per i nostri amministratori e segretari di sezione, un corso di 3 giorni intenso, fitto ma efficace, possa rappresentare uno strumento in più per diventare competitivi. Che dire, appuntamento al prossimo anno, amiche e amici, sperando con la serenità dei presenti a Roma l'appuntamento. Ah, il 6 novembre appuntamento a Roma, così come siamo stati presenti a Ponte Buggianese e molti amici di Ponte Buggianese sono qui, ma l'appuntamento con la nostra festa diamocelo per il prossimo anno, perché Taormina possa vedere istituzionalizzata questa 3 giorni della destra nazionale, popolare e sociale. E con la serenità dei credenti lasciatemi dire che malgrado tutto e malgrado tutti il Signore sta con noi, ci guarda, tutela su di noi, perché io sono cristiano e ci credo fermamente, altrimenti non sarei qui a parlare a voi in questi termini, perché noi abbiamo pagato, abbiamo sputato sudore e sangue per tanto e per troppo tempo, abbiamo dovuto fare una strada tutta in salita, irta di ostacoli, col vento contrario, porca miseria, siamo caduti 1000 volte e sempre ci siamo rialzati, non per contarci quanti eravamo, ma per sapere che c'eravamo. Bravo. E ci saremo anche l'anno prossimo qui a Taormina. Grazie, grazie, grazie a tutti.